Ragazzi, contro ogni pronostico è successo. Il nostro Marione è primo in Italia in questo momento. Quando uscirà il video non lo so, ma attualmente è primo in Italia. Mi raccomando, boys, io adesso che siamo un po' di più, vi rilancio la sfida. Se questo video dovesse arrivare a 4.000 mi piace, io farò venire STR Mario qua, direttamente a casa mia, per farlo scalare, naturalmente dal suo account, perché da mio non si può fare, altrimenti bannano, direttamente da casa mia. Quindi qua, fisicamente, il Mario, qua, il Marietto, qua. Mi raccomando, ragazzi, un pollicione in su, la sfida è lanciata. L'altra volta l'abbiamo miseramente fallita perché non siamo neanche avvicinati ai mi piace. Ora siamo un po' di più, vediamo quello che riuscite a fare. Mi raccomando, sconfido in voi. Non sconfido, confido in voi. Ragazzuoli, mi raccomando, iscrivetevi tutti quanti al canale. Controllate di essere ancora iscritti, ragazzuoli. Mi raccomando, importantissimo. Lasciatemi un commento qui sotto con cosa ne pensate di questo video. Io risponderò a tutti i commenti. Fate una prova, commenta qua sotto e vedrai che ti rispondo. Mi raccomando, boys, vi auguro buona visione. Vi ricordo che in descrizione c'è il canale mio e di Ricky. In questo momento è uscito un nuovo video anche su quel canale. Quindi, boys, in descrizione, corri e iscriviti al nostro nuovo canale Piazza Ricky. Guarda, dai un'occhiata ai video e ti assicuro che sicuramente un sorriso riusciremo a strapparti, o almeno quello, questo è quello che ci auguriamo. Boys, io basta, non vi rubo più altro tempo. Vi auguro buona visione. Mi raccomando, fate i bravi. Mario contro Jonah. Questo qua è un bel matchup per Mario. Chissà se la giocano. Ah, Mario non gliene è fregato niente. Ha buttato mini pack a bridge. Ho capito, non c'aveva la zap. Il matchup è buono per Mario, però chissà che il cycle non era buono. Non aveva scintilla. Scintilla che arriva adesso. Scintilla che arriva un po' late, sicuramente non ce l'aveva pronta. Infuria tutto per velocizzare un attimino, anche perché sennò, raga, qua l'attacco fa male. Qua l'attacco fa male. Boscaiolo più pipistrelli. Occhio, raga, che... Oddio. Ok, buona la zap. Intanto la torre non è andata giù. E voglio dire, te piazza, ma è 95. Aspetta un attimo, deve comunque utilizzare altro Elisir. Intanto Mario è in vantaggio con questa ottima scintilla. Devo usare, vediamo se Mario si fa fare la torre. Bravo. Così obblighi l'avversario a utilizzare un po' di Elisir sull'altra lane comunque. E non gliela lasci proprio così free. Scelta corretta del Mario, mi è piaciuto. Buono, sì, la centrale. Allora, quando Jonah butterà giù Golem, sicuramente Mario giocherà per le tre, infuriando tutto. Nightwitch e Boscaiolo. Buono il mini pecca, si ferma tutto. Clonato, bella sta clona. Porco Giuda, la Nightwitch, la Mother Witch è pazzesca, raga. La Mother Witch da sola ha fermato tutto. Quanto è forte questa carta. Quanto è forte questa carta. Il matchup è di Mario qua, matchup Mario pieno qua. Golem clone solitamente è sempre di Mario. Però. Stiamo sempre attenti perché qua potrebbe tranquillamente andare a pareggiare. Perché alla fine quel 95 sull'altra lane è poca roba. Qualche spell. Ecco le frecce che vanno a pareggiare. E qua si potrebbe effettivamente rischiare. La Nightwitch ancora su. Buono, la Mother Witch fa un miracolo. Infuria tutto. E ragazzi, di nuovo la Mother Witch fa un miracolo. Però c'è da dire che eccolo qua il caro gigante goblin. La carta nascosta del Mario. Scintilla che purtroppo va in hit dove non deve. Tantissima roba là in mezzo. Occhio, ragazzi, al prossimo golem è finita. Deve giocare corner Mario. Deve giocare corner Mario. Deve giocare corner Marietto. Fallo. Fallo per noi. Bravo qui il Dark semplicemente per far girare il baby. Ti prego, Mario. Non riesce a giocare corner. Non trova lo spazio. Eccolo il corner. Eccolo infuriato. E teoricamente finisce qua. Infatti subito Jonah prova a clonare tutto. La prima hit e la seconda. E Mario se la porta a casa. Naturalmente su Golem clone Mario solitamente è avvantaggiato. Al matchup buono, infatti, se l'è portata a casa. Mario contro Patron. Forza Marietto.
Forza Marietto. Forza Marietto. È furia, vuol dire che il cycle non è buono. Partiamo così. Ok, zap utilizzata. Speriamo che... Questi scheletrini vogliono dire solamente una cosa. Che potrebbe essere un altro... No, sarebbe troppo bello per noi. Patron, che mazzo c'ha? Non lo so, comunque. Mega sgrado dal fondo. La bestia lo sta liccando in una maniera incredibile. Sta ultra liccando. Niente, patron. Non mi dire, non me lo dire. Non mi dire che è crashato. Non mi devi dire che è crashato. Ok, no, strega dal fondo. Ho detto, è crashato. Sarebbe stato divertente, ma non è crashato. Purtroppo non è crashato. Non lo so. Ok, sì. Buono il gigante. Cimitero dietro. Cimitero brutta, perché la scintilla diventa... Prende 64 target al secondo. È molto probabile questa cosa. Infatti non sparerà mai più. Sì, sì, è gigante cimitero. Gigante cimitero. E avendo il Dark Prince magari con una zappa. Però insomma non sono proprio contento. Devo andare un po' meglio. Strega madre. Però i danni qua, anche qui, sono tanti. Fireball. Qua la torre la salutiamo. Qua la torre la salutiamo. E svantaggio purtroppo per Mario. Svantaggio per Mario. C'è ancora il mini pecca. C'è ancora il mini pecca che volendo potrebbe essere la carta. La carta segreta. Però in realtà vai a fermare semplicemente il gigante col mini pecca. Non sono abbastanza contento. Ma va a infuriare tutto. Però cimitero che adesso arriverà sicuramente come prima. Una volta strega madre. Ma è impossibile. Devi zappare Marietto. Ottima la fireball. Ottima la fireball. Non si arriva bene sotto torre. Infuria di nuovo. E la scintilla fa il miracolo invece. Pensavo che la scintilla non fosse ancora in vita. Invece lo era. Tira che spara ancora. Però voglio dire, finché la centrale è più vita di quella laterale, non è troppo importante. Devo usare il mini pecca. E saggiamente l'avversario prova a prevenire, quindi va a utilizzare il Dark Prince davanti. Molto bella l'idea qua del patron. Per fortuna Mario riesce a difendere abbastanza bene. Dai Mario. Buono, si gioca corner. Si infuria tutto. Il gigante fa una hit, due hit, tre hit. Bello, 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 bello sto gigante, ragazzi. Bello il mega sgherro. Ti prego Mario. 800 HP. Teoricamente con un altro cycle col gigante corner ce la dovrebbe fare. Se riesce ovviamente a fermare l'attacco dell'avversario. Mini pecca. Strega madre dietro. Perfetto Marietto. Perfetto. Occhio alla fireball. Va bene, non è un problema. E la zappa in caso non serve. Ripetuto anche fortissimo. Gigante corner. Infuriato. Zap volendo per non sbagliare. Eccolo qua. Infuria pure. Diamo una hit. Ecco la zap che dicevo. Ti prego, non ci sto credendo. Nel frattempo il mini pecca sulla centrale. Occhio al mini pecca sulla centrale. Mega sgherro che non va in hit. È quel tempo di difendere questo gigante che arriverà a breve sul corner. Vabbè, da qui se l'abbiamo perso. Mega sgherro. Strega madre. Mini pecca che un po' si distrae da tutti questi scheletrini. Occhio alla centrale. Mario, 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 Mario la centrale. Madonna che game. 121 alla centrale dell'avversario, 684 alla sua. No, la cimitero è brutta. La cimitero è brutta. La cimitero è brutta. No, 22 HP. Non ci sto credendo. Control chop. Control chop. Cycle con la grandissima furia. Vada Mario, si porti a casa il game per cortesia. Dark Prince, il chop, vi ricordo sempre, guardate il clan in cui è in questo momento e capite un attimino se una persona è forte o no. Vi fate un'idea. Naturalmente il mazzo che trova contro è un mazzo molto, molto variegato, molto nuovo. Un mazzo che non abbiamo ancora mai visto questa sera. Io penso che in 100 game questa sera 97...
siano giganti royale. Io penso proprio questo. Mago Zap e Spiritello Elettrico. È praticamente impossibile per Mario vincere questo game. Vediamo, mini pecca. Naturalmente quel Fisherman toglierà il mini pecca. No, perché arriva un'ottima Zap. Più Mega Sgarro a pulire, però quante hit che tira quel Giga. E non è finita qua perché forse no. Furia. L'avversario non c'è Elisir, però quel poco che ha. Non ho Elisir, non ho più Elisir. Bello, bello. Bello Mario, bravissimo Marietto. E qua i danni sono tanti. Occhio, zitto, zitto, il Marietto la rimette in piedi. Zitto, zitto, il Marietto la rimette in piedi. Ancora è lunga, eh? Il problema è quel gigante royale, non avendo strutture, ragazzi, itterà e anche tanto. Ecco, mini pecca, però servirebbe qualcosa per il Fisherman, perché sennò... Oddio, non l'ha usato. Buono, 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 buono. Tra l'altro ha giocato anche sull'altra lane, per evitare appunto che la scintilla andasse all'hit sul gigante. Ovviamente non poteva lasciargli la torre, anche perché un costo molto, molto, molto soft. Naturalmente strega. Chiama Fireball. Buono il Mega Sgarro. Riparte gigante. Dai, dai, dai. Fisherman. Forse il Mega Sgarro non arriva, non arriva. Bella sta zappina. Prendi il maialino. Oddio. Bello il Mega Sgarro, però. Vantaggio al Marione. No, dai. Vabbè, comunque lo prendo come vantaggio. Buona la strega madre. Dovrebbe fermare praticamente il Fisher e il mago, infatti. Va giù anche il Dark. Va giù anche il secondo. Bisogna fermare quel gigante, è finita. Addirittura in furia in difesa al Mario. Mamma mia al Marione. Mamma mia al Marione. Contro il Chop. Che uomo, riesce a battere anche il gigante Royale. Marione inarrestabile. Più forte del mondo. Non è vero. Troppo non è vero. Però GG Marione. Giga Royale. Più Fisherman e scheletrini. Madonna. Chi è quello contro? Incredibile. Il Mongrel. E chi sei? Mario, vogliamo il drop. No, ma mi scusi, non funziona così. Come il drop? No, bro, non mi sembra il caso a me. Raga, ma ha trovato Gigante Royale. Ho trovato il Giga. Aspetta che ti piazzo il Giga con la strega. È un casino. È solo Gigante Royale. Sì, sì, raga. È solo Gigante Royale.
sì. È solo gigante royale. Succedendo, signori, contro Jonah, quindi questo è pareggio, anche se c'ha il clan no draw. No draw. E infatti parte un golem violentissimo e purtroppo Mario non c'ha il cycle giusto. Purtroppo. Aia, questa è brutta. Brutta. Occhio ragazzi, perché potrebbe partire anche Youssef comunque, per provare a recuperare quel record italiano che gli è appena stato tolto. Però ripeto, è parziale, ancora è lunga. Arriva la clone. Un'altra golem clone, naturalmente quella di Jonah, che è un golem clone importante, che gioca golem clone da una vita. Può giocare solo questo mazzo, però questo mazzo qua comunque lo gioca molto bene, sicuramente. Lo gioca molto bene. E vai Marietto, che riparte con Strega Madre. Riparte con il gigante, con la scintilla bella carica. E probabilmente arriverà un'orda. Non arriva. Eccola l'orda, un po' late. È tempo di zappare. E qua arriva un'ottima torre anche da parte di Mario. Altrimenti non puoi fermare tutta questa confusione. Jonah lo sa bene. Jonah lo sa bene. Occhio, perché stiamo andando a farmare sulla centrale. Parte un mini pecca da destra. Jonah, che non ha più Elisir, è costretto a subire la torre, e la torre centrale a 1866. Attenzione ragazzi, perché Mario potrebbe vincere il game e andare in record personale, tra l'altro. Quindi attenzione raga. Solitamente, come si sta anche notando, Mario è un bel counter di golem clone. Quindi tra l'altro con Jonah si conoscono anche, però hanno deciso di non pareggiare quando solitamente pareggiano. Quindi in end season ragazzi è così. Comunque Jonah non ha più Elisir, non è più Elisir. È per quello che ha subito la torre. Scintilla pronta, carica dietro. Quella Night Witch parte già molto hittata. E la scintilla viene distratta. Ottima la giocata. Buona anche la furia, la clone perfetta. Arriva la zap che pulisce tutto. Scintilla che spara di nuovo. I danni sono tanti però comunque, nonostante la zap molto buona. E adesso ragazzi è tempo di fare l'ultimo affondo per Jonah, anche se credo che la difesa in questa circostanza sia un po' complicata. Mario ha messo giù tutto e a 20 secondi dalla fine si porta a casa forse anche le 3. Assolutamente no, le 3 no, perché secondo me finisce prima il tempo. Invece si porta a casa, non è vero, niente, piace, ci ha provato. Quel mini pack impazzisce, non l'avevo visto. E sono 3 corone per il Marione. Sono 3 corone per il Marione, che va in record personale. Ragazzi, Mario dopo questa partita è proprio qua. A pari merito, primo in Italia. Vale? Non lo so, fatemelo sapere voi. Però bravissimo Marione. 8552 coppe, record stagionale. Oltre che essere appunto record lifetime. Perché insomma... Quindi siamo ufficialmente primi in Italia. Ragazzi... Per questo video è tutto, il Marione finalmente va in record personale, inoltre primo in Italia in questo momento, quindi un bel applauso al nostro caro Mario. Io spero che questo video vi sia piaciuto, da Piazza è tutto, un saluto, bella boys!